Buongiornissimo ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Intanto c'è da dire che è difficile arrivare quando ci sono queste partite a fine partita, cioè nel senso che bisogna riuscire a vederle tutte, ci vuole tanto, tanto coraggio, tanto, tantissimo. Oggi ho visto la partita con la Frosinone Torino, ho visto quella fra Sampdoria e Roma, entrambe partite veramente che, oddio, cioè nel senso toste, pesanti, pesanti da vedere. E, analizziamone una alla volta ovviamente, parliamo prima dell'Udinese contro Torino. L'unica partita in cui si è visto effettivamente un gol fra le due, vittoria dell'Udinese per 1-0, un po' sorprendentemente, devo essere sincero, non me l'aspettavo. Allora, ragazzi, l'Udinese non è una squadra che gioca bene, l'Udinese è una squadra che gioca estremamente male, forse uno dei peggiori calci della nostra Serie A, e ovviamente quando riesce a vincere è perché riesce a trasmettere la bruttezza nell'altra squadra. Il Torino oggi è veramente inguardabile, nel secondo tempo un pochino meglio. Ci ha provato perlomeno una volta che è entrato Zaza, però di per sé non ha fatto un gioco qualitativamente eccelso. Già di per sé di solito non è fantastico, e in più oggi condizionato dall'Udinese, da un Udinese che comunque si era sistemata lì dietro per difendersi. E avevamo visto anche, per esempio, la prima giornata col Milan, quando l'Udinese va in vantaggio, si difende veramente con le unghie e con i denti per cercare di non prendere gol, a costo veramente di sacrificare il gioco, no? E veramente è stato agghiacciante, cioè uno spettacolo veramente raccapricciante per me che l'ho guardata, per i tifosi che erano magari lì allo stadio. Insomma, una partita pesante in cui veramente il Torino non ha giocato, non ha giocato. Dell'Udinese ha fatto un gol abbastanza fortunoso, anche nel senso che alla fine è su un micro calcio d'angolo, comunque crosta la fascia, Lasagna la sponda, fa la sponda sul secondo palo e non so perché era stato liberato da solo lì Okaka, che dentro la porta praticamente la butta dentro, quindi neanche un gol poi eccezionale è stato a livello qualitativo, a livello visivo, no? Però comunque 3 punti importanti, 3 punti importanti perché comunque la portano a 10 punti, che la portano lontano da un gruppone che comunque dai 9 punti in giù è abbastanza compatto, e sinceramente anche a livello di punti è abbastanza sorprendente. Sinceramente mi pensavo che un Udinese potesse, cioè, e può tuttora, però potesse concretamente rischiare la retrocessione quest'anno, e comunque sta abbastanza allontanando da quella zona lì, visto che comunque l'ultima dovrebbe essere la Samp a 5 punti dopo il pareggio ottenuto ad oggi. E appunto passiamo a parlare così della Samp contro la Roma, termina 0-0, una partita veramente senza, anche qua niente da dire, veramente a livello concreto, a livello tattico non c'è stato nulla. Ranieri ragazzi è un allenatore che non è che faccia giocare le proprie squadre in maniera egregia, ce cioè, l'abbiamo visto oggi. La prima Sampdoria di Ranieri non è una squadra che gioca un calcio stupendo, è una squadra però compatta, una squadra che comunque sa ogni giocatore nel suo ruolo cosa deve fare, sa quando deve attaccare, sa quando deve difendere, è una squadra molto ordinata e di conseguenza lascia pochi spazi. Abbiamo visto oggi la Roma che ha fatto veramente grande difficoltà, una Roma anche sfortunata che continua a praticamente riempire l'infermeria, prima con Cristante proprio nei primissimi minuti per un problema muscolare a linguine, e poi invece successivamente Kalinic che prende un colpo e è costretto ad abbandonare il campo. Kalinic che tra l'altro era chiamato a sostituire Dzeko, anche lui in realtà non stava bene, si era operato pochi giorni fa allo zigomo, infatti ha giocato con la mascherina, però si è vista nettamente la differenza fra un Kalinic e un Dzeko. Kalinic è proprio un pesce fuor d'acqua, è un giocatore che più che un vice non può essere, è un giocatore che quando messo in campo come titolare non può garantire la qualità, la fisicità che ti dà Dzeko, o comunque che ti dà un attaccante di una top squadra in Italia come lo è la Roma, chiamiamola così. Quindi sinceramente un po' malino, tra parentesi quando è entrato Dzeko ha fatto meglio, nonostante comunque non stesse benissimo, ha fatto meglio di un Kalinic in forma fino all'infortunio, quindi questo è significativo. Però ragazzi, effettivamente la Roma non è che ha fatto più di tanto per cercare di vincere questa partita, poi soprattutto nel secondo tempo ci ha provato, ma dopo l'espulsione di Kluivert la squadra si è schiacciata dietro, come era anche normale che fosse per gli ultimi 6-7 minuti. Una Sampdoria che ci ha un pochino provato, ma nemmeno in maniera così concreta, nel senso non ha avuto delle grandissime occasioni. Il problema di queste due partite è stato proprio il fatto che non ci sono state delle vere occasioni, nel senso che non c'è stato forse Okaka nei primissimi minuti quando si è mangiato il gol a porta vuota, però di base non ci sono state azioni manovrate, il tiro che è andata male, il tiro che prende il palo, il tiro che viene parato in maniera clamorosa, non ci sono state delle grandi occasioni che hanno reso queste partite vincenti, no? E quindi veramente
Oggi pomeriggio molto molto pesante, speriamo di rifarci poi alle 18. Io intanto vi invito, mentre mi piace, se volete altri video post partita, vi invito a scrivermi nei commenti la vostra riguardo queste partite che abbiamo visto fra Udinese e Torino e Sampdoria contro Roma. Vi invito infine a iscrivervi al canale per rimanere sempre aggiornati su questi tipi di video, attualità calcistica, fantacalcio e qualsiasi cosa accada nel mondo del calcio. Detto questo, vi ringrazio per la visione e noi ci vediamo prestissimo in un nuovo video.